Benvenuti in questa nuova puntata del Pianeta Vivo. Oggi parliamo di terremoti che è un argomento che mi sta molto a cuore perché ho approfondito molto eh, gli studi scientifici sulla loro previsione. Ebbene, ho anche pubblicato un libro che si chiama Eliogeosismologia ed effettivamente qui dimostro come i terremoti, soprattutto quelli maggiori, si possano scientificamente Prevedere e vi sono importanti ricerche in questo caso. Ho avuto appunto l'onore di collaborare con GeoCosmo, che è appunto un ente facente parte anche della NASA, che eh, si occupa proprio di questo studio. Ma che cos'è il terremoto? Brevemente, il terremoto è un evento naturale estremo di tipo geologico. Inquadriamo meglio però il problema. Nella diapositiva che vi farò vedere, possiamo notare una statistica, una frequenza dei terremoti in Italia e nel mondo. Abbiamo avuto dagli anni passati, dal 1100 passando per il eh, 1400, il 1900, diversi terremoti in Italia, dal forte al molto forte, che hanno cagionato un numero elevato di vittime. Così come nel mondo, dal passato a oggi. Numerosi sono stati gli eventi devastanti che hanno provocato appunto vittime, e questo è il problema principale. Dobbiamo fare qualcosa per evitare che ciò accada e si ripeta, quantomeno mitigare il problema. Prima di fare questo, però, dobbiamo comprendere cosa vogliamo andare a prevedere, e quindi è importante capire quali sono e che frequenza hanno questi eventi. Ebbene. Con Geocosmo noi andremo a prevedere i terremoti maggiori, ossia quelli che accadono con una magnitudo dal moderato, quindi 5,59 Richter, al fortissimo, ossia dall'8,0 Richter in su. Come possiamo vedere da questa diapositiva, il numero di terremoti che si verificano ogni anno a livello globale aumenta esponenzialmente con la diminuzione della magnitudo. Cosa significa? Che più i terremoti sono leggeri e più se ne ehm, riveleranno nel mondo. Noi andremo a vedere i moderati che accadono 1300 terremoti moderati all'anno, eh, i forti 130 all'anno, i molto forti circa 15 all'anno e i fortissimi mediamente 1 all'anno. Qual è quindi il costo di un terremoto? Abbiamo visto in termini eh, di vite e inestimabile purtroppo, ma anche a livello di danni, di impatti alle infrastrutture. Abbiamo case eh, distrutte, strade, eh, sottoservizi, fughe di gas, per esempio, eh, numerosi insomma sono gli impatti. Abbiamo un elenco nella diapositiva eh, successiva dove possiamo notare quali sono appunto i costi reali di questi eventi. Per quanto riguarda quelli più recenti del centro Italia sono state eh, cagionate 300 vittime circa, pensate per un importo di 26 miliardi di euro per quanto riguarda la ricostruzione eh, dei paesi colpiti. Ma non è solo questo quello che viene eh, toccato, bensì anche i post-terremoto, per esempio i traumi eh, delle persone e tutto ciò che riguarda appunto il dopo sisma, quindi la ricostruzione e il piano di emergenza. Eh, le attività produttive si fermano, per esempio, così come le industrie, ma anche ne risente l'agricoltura e gli allevamenti. Addirittura c'è un danno enorme per quanto riguarda il patrimonio storico. E artistico e c'è anche il rischio purtroppo di incendi e di eh, patologie. Ma quello che, e lo ribadisco, non viene purtroppo ehm, segnalato in maniera importante sono appunto i traumi delle persone. Eh, conosco personalmente appunto eh, gente che è rimasta colpita da questi eventi, e effettivamente eh, c'è necessità, comunque, negli anni successivi di intervenire sotto questo aspetto. A livello economico, beh, è veramente notevole il dispendio eh, finanziario che questi eventi naturali e estremi eh, comportano. Qui abbiamo appunto un, un elenco, una lista dei terremoti dal 1968 al 2012. Ebbene, parliamo di miliardi di euro per ogni evento sismico. Nella tabella infatti possiamo vedere eh, l'unità di misura che è un totale di 121 mila milioni di euro, ossia 121 miliardi. Eh, di euro, è veramente tanto. Quindi eh, si può fare qualcosa? Eh, sì, si può fare qualcosa e bisogna comprendere meglio il rapporto eh, costi e benefici. Torniamo un attimo alla casistica dei terremoti italiani del centro Italia, quelli più recenti, per avere sempre l'idea, perché eh, sono numeri sì, ma è importante farsi un, appunto un'idea del, del valore di questo evento. Eh, abbiamo circa 38 miliardi di euro per quanto riguarda gli terremoti recenti del centro Italia. Ma che cosa succede quindi con questi soldi? Perché siamo costretti a spendere così tanto? E si può fare qualcosa? Sì. Nella diapositiva successiva ai terremoti appunto, italiani abbiamo un rapporto costi-benefici che ci può appunto, chiarire l'idea. Dato che il costo medio di un terremoto è circa 20 miliardi di euro, una stazione di monitoraggio per il progetto di Geocosmo può costare circa 160 mila euro. È un investimento pari, pensate, allo 0,01% del costo medio proprio di un terremoto ossia investire una, una minima parte in ricerca, previsione, prevenzione e figure professionali può consentire di risparmiare non solo eh, così tanti soldi nell'emergenza e nella ricostruzione, ma soprattutto può permettere di salvare numerose vite. Perché? Cosa c'è alla base di questo eh, progetto? Ossia cosa offre il metodo? Geocosmo. Ebbene, eh, consultandomi appunto con i ricercatori eh, della NASA e eh, con Ronald Karel con cui collaboro, abbiamo stilato una, una mappa eh, di centraline, ma che si basa soprattutto sulla eh, previsione e sul monitoraggio di alcuni precursori. È quella che si chiama la scienza di geocosmo. Ebbene, da questa diapositiva alle mie spalle Possiamo notare il cuore eh, di questo progetto. Possiamo vedere uno schema a sinistra che è il modello scientifico della previsione sismica, ossia il modello like, litosfera, atmosfera, ionosfera. C sta per coupling in inglese, quindi accoppiamento di queste tre importanti sfere. Possiamo notare che nel linguaggio tecnico un innesco, un terremoto, quando inizia, eh, Pre è preceduto sempre da precursori sismici che sono numerosi. La parte a destra, invece, dimostra lo studio di geocosmo in sé, eh, dato appunto dai laboratori della NASA. Ossia, il terremoto, prima di manifestarsi, crea numerosi inneschi di cariche elettriche, in questo caso positive, che vanno poi a interagire proprio con l'atmosfera e la ionosfera. Grazie alla tecnologia oggi in nostro possesso. Possiamo misurare quindi le variazioni della ionosfera e incrociando i vari parametri possiamo anche comprendere dove accadrà un terremoto, soprattutto dalla magnitudo 5.0 in su. Sulla base quindi di questa eh, scienza, di questi metodi, è stato proposto un progetto, appunto, in Italia e sono state individuate 5 zone. Eh, che corrispondono a cinque regioni italiane presenti appunto nel centro Italia. Possiamo vedere una cartina che dimostra proprio la presenza eh, e l'ipotesi eh, di queste centraline proprio a livello eh, geografico e ricordiamo appunto che eh, sono i soldi investiti in questo progetto sono comunque una minima parte di quello eh, appunto, che andrebbe poi a... Si andrebbe poi a spendere per quanto riguarda l'emergenza e l'inattività, cioè il non fare eh, nulla. Che cosa comprendono queste stazioni di monitoraggio? Innanzitutto l'accesso a dati satellitari, per esempio, eh, come abbiamo detto prima, i eh, precursori sismici ionosferici, ma anche atmosferici. E avere poi più stazioni di monitoraggio in zone del centro Italia, pensate che ne basterebbe all'inizio anche una per regione, eh, permetterebbe appunto di eh, valutare i vari precursori, che possono essere anche geologici idrogeochimici e addirittura eh, biologici. L'obiettivo in questo caso, come ho proposto anch'io, sarebbe quello di monitorare addirittura le dighe, che sono fondamentali per evitare appunto ripercussioni e ulteriori danni. Con questo metodo si è visto, eh, sulla base di un progetto eh, sottoscritto anche dall'Unione dall Europea, che è possibile prevedere i terremoti con due o tre terremoti giorni di anticipo terremoti maggiori. Ovviamente parliamo sempre di un linguaggio probabilistico, ehm, ovviamente non c'è la certezza del 100%, ma le informazioni che possono essere eh, recepite e raccolte da queste stazioni di monitoraggio, tra l'altro vi faccio vedere un esempio di stazione di monitoraggio nella diapositiva eh, qui presente, ecco che è veramente un una strumentazione costosa, naturalmente sì, eh, cospicua, ossia diversi sono i sensori che si possono utilizzare, eh, ma è fattibile, basta una piccola casetta recintata con tanti eh, sensori anche meteorologici. Addirittura si propone, questa è una cosa che eh, mi interessa parecchio, l'utilizzo di eh, sensori per rilevare la resistività degli alberi cioè la presenza di potenziali elettrici all'interno dei tronchi degli alberi, perché gli alberi sono eh, organismi che hanno radici nel sottosuolo e nel sottosuolo ci sono correnti telluriche, una variazione di queste correnti ecco, che verrebbe registrata e da qui, incrociando il dato con altri sensori, eh, soprattutto i magnetometri, è possibile stilare quindi un bollettino un aggiornamento che ci permette così di eh, aggiornare appunto la protezione civile per esempio e gli altri organi preposti a creare poi un piano eh, di emergenza e di evacuazione ed evitare così la perdita di vite umane che è questo quello che ci preme soprattutto. Eh, con Geocosmo quindi stiamo valutando eh, tantissimi parametri soprattutto come dicevamo poc'anzi in Italia. Eh, abbiamo individuato cinque regioni che potete vedere qui in sovraimpressione che sono naturalmente Marche, Umbria, Abruzzo, Molise e Campania. Eh, vi ricordo che il costo di una stazione è all'incirca 160 mila euro e pensando un po' con eh, i miei colleghi sarebbe eh, fattibile sia come investimento privato che pubblico, un comune potrebbe rinunciare per esempio allo spettacolo pirotecnico a favore, appunto, di eh, un investimento sotto questo aspetto, ma perché non è solo eh, fine, appunto, alla salvezza e alla mitigazione degli impatti, salvezza intendo di vite umane, ma è proprio eh, uno studio, una ricerca scientifica innovativa e in Italia deve tornare a essere comunque eh, il centro uno dei paesi eh, che, può, che possa brillare appunto di eh, ricerca sotto questo aspetto. E ci stiamo impegnando veramente tanto, per cui la, la costruzione di stazioni e il recepimento di dati, di analisi può creare ecco, i presupposti non solo anche per nuovi eh, posti di lavoro, ma anche per ottimizzare sempre di più il metodo. Punto molto su questo aspetto, sia perché l'ho vissuto con le persone del centro Italia che conosco, amici che hanno proprio sulla loro pelle vissuto questo evento naturale estremo, sia perché per quanto mi riguarda questo evento, questo fenomeno geologico eh, comprende moltissimi eh, fattori e parametri e molte sfere, anche a livello biologico. E come biologo sono molto interessato a comprendere il comportamento degli animali. Eh, sottolineo ancora una cosa che eh, dissi tempo fa, ossia in Giappone, per esempio, hanno studiato e studiano tuttora proprio il diverso comportamento di delfini, ma anche di pesci pensiamo al pesce gatto, ma anche di tantissimi altri animali proprio prima del verificarsi di questi eventi. Una, una persona che mi ha contattato, presente per esempio a Roma, mi ha dimostrato con foto alla mano come un suo rettile, una pagona, abbia cambiato appunto il colore del, della pelle delle squame proprio poco prima di una scossa, certo leggera, di un terremoto in quella zona. Ecco che non solo le stazioni di monitoraggio, ma creare una rete eh, di cittadini. Che possano comprendere eh, cosa significa precursore sismico e, grazie ai social e agli smartphone, ormai presenti ovunque, ecco che è possibile anche creare questa rete di cittadinanza per la scienza. È una cosa che già si fa all'estero, ma si fa anche in Italia per quanto riguarda le osservazioni della fauna selvatica. Pensiamo, per esempio, ai birdwatcher, ossia agli uccelli. Anche loro sono dei precursori sismici perché tendono ad assumere comportamenti eh, diversi e di agitazione di tensione proprio prima dell'arrivo di un terremoto. Eh, addirittura i valori anche di alcuni gas eh, atmosferici possono variare, così come la temperatura e anche degli eventi meteorologici possono essere dei piccoli precursori sismici, però. Cosa importante, non vanno mai presi singolarmente, ma vanno, come dicevamo poc'anzi, sempre eh, incrociati con tantissimi altri precursori per poter essere sempre eh, precisi appunto nel dettaglio per fornire poi le indicazioni. Come animali anche le formiche, anche gli insetti possono avere dei comportamenti animali cosiddetti anomali, però è importante... Osservare e conoscere, ed è qui che entra in gioco eh, programmi come questi: il pianeta vivo, emittenti come Telecolor o eh, biologi come sottoscritto, geologi e naturalisti, ma anche astronomi e ehm, ricercatori e fisici perché sono tutte discipline. Che convogliano insieme per poter dare una visione appunto olistica di questo aspetto. Perché dico questo? Perché vedere un gruppo di uccelli, di storni che volano in un periodo autunnale e invernale non è anomalo, fa parte della loro migrazione e quindi bisogna discernere eh, queste conoscenze e questi comportamenti per evitare di cadere in falsi positivi. Prevedere i terremoti significa anche riuscire a eh, comprendere quando non accadrà il terremoto, perché è fondamentale anche questo. Troppo spesso in passato ho visto allarmismi ingiustificati e questo non deve accadere perché si gioca con la salute non solo fisica ma anche mentale delle persone. Per maggiori informazioni, per chi fosse interessato comunque a provare a investire, a chiedere eh, maggiori dettagli su questo progetto veramente innovativo e che spero con tutto il cuore possa ehm, trovare mh, avvio e prendere piede in Italia, nel paese che amo moltissimo, in questa diapositiva vi lascio i dettagli eh, miei e vi dimostro come appunto con questo progetto eh, ci sia la collaborazione con enti veramente di tutto rispetto e che sia scientificamente eh, provato per cui ecco, eh, spero eh, vivamente di poter portare avanti questa ricerca che è proprio una scienza di base, di nicchia, ma è anche di confine. E in Italia abbiamo un po' di limitazioni sotto questo aspetto, però ecco, è giunta l'ora di far vedere come eh, lo studio e le nuove idee possano portare a un miglioramento della qualità della vita. Bene, questa puntata del pianeta vivo termina qui, io vi saluto e noi ci vediamo alla prossima puntata. Ciao!